Buonasera cari amici e amiche di Scambievolmente, questo video serale per introdurre alla live di venerdì sera, 16 giugno, con Anna Colombo, un libro che va fuori da tutto quello che abbiamo presentato fino ad oggi. Anna Colombo, il libro è Corpo e Coscienza, Crescere in Consapevolezza, un viaggio nel nostro sistema energetico. E vedete in copertina un po' i colori dei vari chakra. Io non so quanti di voi abbiano dimestichezza con questi concetti. Vi voglio leggere un po' un'introduzione che è presa un po' dalla quarta di copertina di Anna. Beh, innanzitutto vi racconto prima chi è Anna. Anna, laureata in filosofia alla Sapienza di Roma, formata in counseling e indirizzo psicocorporeo, con corsi in Italia e all'estero. L'integrazione di corpo, mente e spirito è stato di interesse centrale nella ricerca personale e nell'attività di counselor, con cui Anna facilita percorsi olistici di benessere, consapevolezza e evoluzione. Il counseling è una relazione d'aiuto fondata sui principi della psicologia umanistica, la quale afferma che ogni essere umano possiede in sé le risorse necessarie al proprio benessere fisico, affettivo, mentale e spirituale. L'obiettivo del counseling è facilitare la consapevolezza di questo potenziale e contribuire ad attivarlo con strumenti verbali e non verbali che permettono alla persona di scegliere ciò che più le sia di aiuto a trovare le risposte alle sue problematiche, ai suoi bisogni, a ritrovare l'autentica e piena espressione di sé. Autentica e piena espressione di sé. Consulor e cliente stabiliscono insieme fin dall'inizio la durata del percorso in una cornice di tempo indefinita. Definita. Quindi il counseling è un percorso che ha un inizio, chiaramente, e una fine. Ma questo libro di Anna è assolutamente un manuale pratico per conoscere le proprie energie, conoscere i propri chakra, conoscere come ci carichiamo di energia e come perdiamo le energie, conoscere noi stessi, se sappiamo riconoscere cosa ci porta energia e cosa ce la toglie. Io vi volevo leggere anche un po' di quarta di copertina, tra l'altro qui è ripreso un pochino meglio, vedete, molto bello come copertina perché ha tutti i colori dei chakra. Nella meccanicità della routine quotidiana rischiamo di vivere senza riscoprire chi siamo veramente. Questo libro può accompagnarti con gentilezza, parola chiave, che nel buddismo è importantissima, gentilezza. Può accompagnarti questo libro in un viaggio alla riscoperta di te, dei tuoi potenziali e di come attivarli pienamente collaborando con il sistema energetico. L'invisibile e inesauribile fonte di energie fisiche, affettive, mentali e spirituali iscritte nel nostro corpo e che alimenta ogni aspetto di noi e della nostra vita. Conoscerlo è conoscerti, essere più consapevole delle tue innate risorse di benessere ed evoluzione e di quanta bellezza e felicità puoi far fiorire nella tua vita e irradiare intorno a te. È un libro teorico, pratico, interattivo, frutto di oltre 30 anni di ricerca personale e esperienza professionale, nel quale, con linguaggio semplice e chiaro, condivido conoscenze teoriche, stimoli, riflessioni, spunti musicali, letterari, cinematografici, video, pratiche di movimento, questionari, meditazione e tanto altro. Insieme potremo fare un percorso di guarigione per il corpo, il cuore, la mente e lo spirito. Il libro è effettivamente molto bello, molto ricco. Probabilmente con Anna divideremo la presentazione in tre parti e venerdì faremo la prima di queste tre parti. E il libro comincia, diciamo, con una prima parte dedicata un po' al sistema energetico, come funziona, dov'è, poi ci spiega un po' come funzionano i chakra, cosa sono i chakra, analizzando tutti i chakra dal primo all'ultimo, e poi nella terza parte sono pratiche di movimento per tutti i vari le varie zone del corpo, per cui il corpo è molto importante, il corpo come veicolo energetico, il corpo come contenuto di energia, e quindi sono delle pratiche di movimento vere, pratiche appunto, e delle quarta parte di meditazione. Allora, con Anna struttureremo
sicuramente due o tre incontri. E, ma io vi invito a ovviamente partecipare. Con Anna siamo subito trovati, quindi insomma io chi presento diciamo che ci credo molto, quindi secondo me è giusto per chi non conosce questi concetti conoscerli, quindi magari guardarli con accoglienza, con apertura. Chi li conosce casomai può approfondire. Anna comunque è una donna che è sul campo da oltre 30 anni e quindi un confronto con chi anche conosce questi concetti può essere assolutamente arricchente per le due parti, anche per noi. Venerdì alle 21 su YouTube, Anna Colombo, Corpo e Coscienza, crescere in consapevolezza. Un viaggio nel nostro sistema energetico. Ci vediamo venerdì, buonanotte.